Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la voragine che si è aperta in via dei Borgogelli nel centro storico di Fano a causa di una rottura alla rete idrica. Il cedimento ha interessato la strada di fronte all'immobile del civico 55 attualmente inabitato, ma per precauzione i vigili del fuoco insieme al comune di Fano hanno dichiarato inagibili i civici 53A e 57. I residenti di quest'ultimo sono stati fatti evacuare nel pomeriggio. I tecnici comunali e quelli di ASET hanno lavorato per ripristinare la falla e riaprire il tratto viario che è stato chiuso al passaggio veicolare e pedonale. Ma per gli aggiornamenti siamo in collegamento con il vice sindaco Cristian Fanesi. Eccolo qua, buonasera vice sindaco. Buonasera a tutti. Intanto le chiedo qual è la situazione, i residenti sono rientrati nelle abitazioni? No, non sono ancora rientrati, sono stati accompagnati, aiutati dal Comune di Fano, hanno trovato alloggio in maniera indipendente e rientreranno domani, speriamo, comunque i prossimi giorni, non appena ASET insieme al Comune di Fano avrà sistemato questa voragine che appunto si è aperta questa mattina, ma ancora diciamo i lavori sono iniziati nel pomeriggio e dureranno almeno la giornata di domani in maniera tale che si possa ritornare presto, possano tornare tutti presto nelle loro abitazioni. Da che cosa è stata provocata la rottura? Le tubazioni necessitavano già di una manutenzione? Dalle notizie che ho, no, è una banale, nel senso può succedere, perdita di un allaccio di una civile abitazione, segnalato tempestivamente dai cittadini e ASET è intervenuta subito. Ricordo ad esempio che le reti dell'acquedotto in centro storico sono state recentemente sistemate, quindi si trattava soltanto di un banale intervento, ma all'atto di apertura diciamo dello scavo necessario per poter riparare il tubo si è creata una voragine molto 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 importante che ha interessato sia la strada pubblica che diciamo la superficie sotto la residenza del civico 55. D'altra parte i fanesi lo sanno, lo sappiamo tutti, il sottosuolo del comune di Fano nel centro storico riserva molte sorprese ed è possibile che sia crollata anche a causa di questa rottura dell'acquedotto una volta che appunto era nel sottosuolo, oppure ci siano stati dei problemi a una grotta che, come si sa, a Fano ce ne sono tantissime nel sottosuolo. Quindi questa apertura è stata una voragine abbastanza ampia, ASET e il Comune di Fano stanno facendo le indagini che servono anche per capire cosa sia successo, però è una voragine diciamo piuttosto ampia che ci ha dovuto far chiudere la strada e ha dovuto far allontanare i residenti solo a titolo precauzionale per mettere in pristino tutto quello che diciamo la sicurezza delle abitazioni prima di tutto oltre che della strada. Certo, dunque lì sotto, da come abbiamo capito, potrebbe esserci una grotta, ma proseguiranno tutti gli accertamenti, anche i lavori nella giornata di domani, quindi sindaco, vice sindaco, ci aggiorniamo. Anche certamente ci aggiorniamo, io credo a questo punto che possa essere una volta creata dall'uomo che è crollata a seguito della perdita, il materiale si è disperso e quindi questa volta è crollata. Non niente di grave, succede a Fano, speriamo di poter ripristinare la strada nel più breve tempo possibile. Bene, certo, l'importante è che non ci siano feriti. Grazie a Cristian Fanesi, assessore all'urbanistica del Comune di Fano e vice sindaco. Grazie mille per questo aggiornamento.